Giuseppe. Ciao Carlo, buonasera a Giuseppe tutti. Giuseppe Monea. Esatto. 19enne di Catanzaro. Catanzaro Lido, perché siamo... Catanzaro Lido perché mia mamma ci tiene. Allora c'è diciamo. Differenza tra Catanzaro Lido e Catanzaro. Perché sono due mondi completamente diversi, te l'assicuro Carlo. Noi mare, spiaggia, cordiali, gentili. Loro invece Catanzaro, capisci bene, non è Roma, Milano. Però fanno tutti i fighetti, sai. Noi in città abbiamo i comfort. Ma dove vieni, dai? Ricordati che sei Catanzaro. Hai capito che cosa Chiara, in che modo Chiara ci ha spiegato Catanzaro e Catanzaro Lido? Esatto. Perfetto. Adesso abbiamo capito. Erano anni che volevo sapere la differenza. Catanzaro lì. Come hai fatto a saperlo? Allora, tu sei diplomato, vorresti iscriverti a medicina o biologia? Mi sono diplomato al liceo scientifico quest'anno, tutto bene, 100 su 100. Adesso devo fare i test però all'università, vorrei fare appunto medicina oppure biologia, è una mia passione. Ecco, devo dire, si sente leggermente il che sei... Poco poco! Tant'è vero che fa lo speaker alla radio, Giuseppe. Sì, è una web radio locale per fortuna, locale, quindi, no, quindi tra Catanzaresi o Catanzaro Lido. Ma tu la fai la radio solo per quelli di Catanzaro Lido o anche per quelli di Catanzaro? Allora, aspetta, perché in teoria mi sentono anche persone del Veneto e di Milano. Certo. Infatti, come mi hanno sentito questi i miei amici, mamma mia, ma si sente in maniera impressionante. Io di Catanzaro Lido sono. Ma però per sentire. Mia fortuna mi ascoltano solo persone di Catanzaro Lido. Per adesso va bene così. Fidanzato con Sonia? Sì, da circa un anno e mezzo. Che è di Catanzaro Lido. Esatto. Metà libanese e metà italiana. La mamma appunto. Però vive a Catanzaro Lido. Sì, quello, sì, vicino a casa mia. Esatto. Siamo conosciuti al liceo. La appassionatissimo di cinema? Sì, in maniera spropositata, dice mia mamma. Quanti film puoi vedere al giorno? Anche sei. Sei al giorno? Sì. Pensa che una volta mia mamma mi stava buttando a calci fuori di casa perché ho visto 4 film di Harry Potter tutti insieme. Però ero giustificato. Il giorno dopo usciva l'ultimo. Dovevo recuperare per non dimenticare la storia dei precedenti. Mi sembra giusto, la logica di tanto. Naturalmente sei andato a Catanzaro Lido a vederlo. Sì, film, certo, film, ovviamente. Non vado a Catanzaro per il un film. Po' disattento e anche ansioso. Più la seconda, direi. Pensa che odio parcheggiare per due motivi. Primo, è la croce di tutti i neopatentati. Quando vedi una macchina qui, una macchina qui. Poi parcheggio, tutto a posto, perfetto, non ho urtato. Cammino un poco, l'ho chiusa la macchina. E faccio anche chilometri per ritornare. Per ritornare a vedere se avevi chiuso la ritorno, macchina. Controllo, era chiusa. Me ne ritorno là dove stavo andando. Ma avrò visto bene. Esatto. C'è Sonia che mi detesta per questa ci cosa. Ci credo, ci credo. Naturalmente parcheggia solo a Catanzaro Lido. Ovvio. T'accompagna l'amico di Catanzaro Lido, Tommaso. Buonasera, ciao Tommaso. Buonasera Carlo, buonasera a tutti. Mi sembra un bel soggetto, Sì, è un bel soggetto, possiamo proprio dirlo. Io sono di Catanzaro Lido, quindi l'amicizia ci può essere. Per forza, per forza, per forza. Senti, com'è per il resto? Allora, è un ragazzo, come puoi vedere, pieno di iniziativa, che ha un pregio enorme, ovvero quello di mettere sempre gli amici prima di tutto. Anche a volte prima della ragazza, che quindi ogni tanto è geloso degli amici. Un piccolo difetto è che ogni tanto si pone dei limiti che in realtà non ha, perché è un ragazzo molto intelligente, sveglio e capace, però a volte non lancia il cuore oltre l'ostacolo. Se lo facesse raggiungerebbe traguardi incredibili. No, no, oggi ce la farà secondo te? Ce la farà, no, Siamo calmi. Giuseppe, dove hai parcheggiato? Niente macchina, pullman, stazione, parcheggia l'autista e io me ne vado. Perfetto. Diamo il via al cubo. Stop. Giochiamo con la lettera D. D. Accompagnano la sposa. Passo. Il dottore che cura il sorriso. Passo. I 101 cuccioli del film. Dalmata. Sì. Quella solare a bronza. Passo. Imposta doganale. Dazio. Sì. Uccello estinto delle Mauritius. Dodò. Sì. Accompagnano la sposa. Damigel. Sì, il dottore che cura il sorriso. Dentista. Sì, quella solare a bronza. Non l'ho idea. Doccia, la doccia solare. Peccato per Giuseppe che non raddoppia. Laura, che ha presentato gli sfidanti. Sì. Adesso. Tocca.